È vero che noi donne proviamo soddisfazione a svuotare il lavapiatti? Spoiler, è una domanda retorica. È infatti lapalissiano che svuotare il lavapiatti sia un'attività tediosa e ingrata per la maggior parte delle creature che popolano questo pianeta, ad eccezione di alcune, tra cui pare annoverarsi Silvana De Mari. L'articolo che dà origine a questo video me l'avete segnalato voi su Instagram, quindi se volete mandarmi altre cose triggeranti, questo è il mio Instagram, così poi io ci faccio il video e voi potete ridere della mia faccia basita quando ci faccio il video. Sono risalita poi andando a ritroso alla cagione di cotanta viralità per un articolo che poteva e anzi forse doveva passare inosservato per non rovinarci il luglio. Lo ha condiviso su Facebook, ovviamente per criticarlo, una divulgatrice di nome Alice Rotelli e credo sia partito tutto da lì. Visto che nel suo post c'è sia lo stralcio che vi leggerò che anche nei commenti l'articolo integrale, nell'info box vi lascio il link a questo post di Alice Rotelli se volete leggere l'articolo. A vostro rischio e pericolo. Leggeremo comunque insieme i passaggi controversi di questo articolo, ma per riassumere un po' la questione, il succo è: si stava meglio quando si stava peggio. È un articolo sostanzialmente di consigli coniugali, consigli per marito e moglie. Viene consigliato di dividersi i compiti in un modo che sia congeniale alla natura strutturale, degli uomini e delle donne. Grazie perché ne sentivo il bisogno. Grazie a te, brutta persona che me l'hai girato. Grazie, vado un secondo a digerire la bile e torno. Prima di leggere l'articolo che è stato pubblicato sulla testata La Verità, vorrei spendere due parole su Silvana De Mari per inquadrare un po' il personaggio, anche perché non vorrei che si ripetesse qui sotto ciò che ho letto da altre parti, ovvero insulti a Silvana De Mari. Non è questo l'obiettivo. Insultare una persona in generale non ci rende migliori, quindi vi prego siate carini e carine nei commenti. Chi è la De Mari? È stata una scrittrice per ragazzi di grande successo, ha scritto dei bellissimi romanzi anche molto famosi e è stata, anzi non è più perché è stata radiata dall'ordine, credo di recente, un medico e penso che al momento sia considerata una sorta di guru intellettuale per una certa parte della destra conservatrice, forse direi più una nicchia particolare, un sottobosco particolare della destra conservatrice. Quella che oscilla, diciamo, tra omofobia, bigottismo e teorie del complotto, quella nicchia particolare lì, ecco, quel segmento lì della destra conservatrice, non tutta. Fossimo negli Stati Uniti, probabilmente sarebbe un esponente del movimento QAnon, per capirci, o per capirci con un esempio italiano, è una sorta di equivalente femminile un po' più âgé di Povia. Credo che le loro posizioni su tante cose siano molto vicine. Vi chiedevo di essere gentili da principio, perché noi non possiamo mai sapere le ragioni che portano una persona comunque di talento, come nel suo caso anche di cultura, a infilarsi in certi cunicoli un po' strani del pensiero. Non possiamo sapere se ci siano delle ragioni magari di anzianità, lei non è così anziana, ecco, ha una settantina d'anni, però non si sa mai. Non possiamo mai sapere se ci siano situazioni particolari di salute mentale, non ne abbiamo idea, per cui non avendone idea, cerchiamo di essere carini. Vi vado a leggere adesso il passaggio incriminato, ma nei post di Alice che vi lascio sotto nell'info box, potete leggere poi anche l'articolo integrale nei commenti. Mio nonno non si è mai permesso di andare a spiegare a mia nonna come fare il sugo e lei non si è mai permessa di spiegare a lui come si potano gli alberi. Il loro matrimonio è stato idilliaco. Quindi ognuno faccia solo quello che gli fa produrre dopamina. Quando un uomo cambia la gomma della macchina o maneggia un cacciavite, produce dopamina. Noi no. Quando una donna svuota la lavatrice, produce dopamina. Gli oggetti che sono in lavastoviglie, i suoi piatti e i suoi bicchieri, le piacciono. Quando un uomo svuota la lavastoviglie, produce cortisolo, si sta annoiando. Quando una donna cambia la gomma, produce adrenalina e cortisolo, eccetera, eccetera. Parliamo subito dell'aspetto più macro, dell'aspetto più evidente, cioè quello della comunicazione. In questo stralcio che vi ho letto, la De Mari, parlando di queste reazioni chimiche che si producono teoricamente nel corpo di uomini e donne,
fa degli esempi molto molto specifici, parla di dopamina che viene prodotta, parla di cortisolo che viene prodotto in modi diversi, facendo attività diverse, in quantità diverse tra uomini e donne. Se noi per un attimo proviamo a decontestualizzare questo stralcio, questo articolo dal suo contesto e lo mettiamo in un contesto che urli in maniera un po' meno plateale cazzata, ci sembra di leggere un articolo specialistico scritto da una persona che ne sa, che utilizza dei termini medici. Questo è già, secondo me, un elemento molto interessante perché evidenzia il pericolo che comporta la padronanza di un linguaggio specialistico da parte di persone che si fanno portavoce di certe istanze balzane. Perché? Proviamo a calarci per un secondo. Io, donna della strada, che leggo questo articolo, la medicina non è il mio campo ed è la verità, leggo la parola cortisolo, faccio per dire, io magari non so manco che minchia è il cortisolo. Quindi vedo sto paragrafo, penso, ah bella, tu sei una che ne sa e mi fido di quello che mi dici. Alzo le mani, me ne sto, io non so neanche di cosa stai parlando, quindi alzo le mani e me ne sto. Per come la De Mari pone certe affermazioni, sembra che siano il frutto di una ricerca scientifica, anche perché parliamoci chiaro, la dopamina e il cortisolo non è che li vedi a occhio nudo in una persona che sta lavando i piatti, cioè non dobbiamo mica fare la lettura dell'aura, voglio dire, ci sono delle misurazioni, non è il mio campo, però immagino che non sia una cosa che vedi a occhio nudo se uno sta producendo dopamina e cortisolo. Un fenomeno del genere deve essere misurabile e anzi deve essere stato misurato se si presenta come un fatto su un giornale. Quindi come prima cosa io ho fatto una pedestre ricerca web per capire se le parole della De Mari si appoggiassero quantomeno magari alla lontana a una qualche ricerca scientifica o pseudoscientifica che suffragasse questa tesi, ma che ne so, magari un esperimento farlocco di qualche blasonata università americana per la tesi di laurea di uno John Smith qualsiasi. Ma niente, non mi è saltato fuori niente, nemmeno Marie Claire mi ha dato delle gioie. Ho trovato invece tante fonti su ricerche effettuate in generale per quanto riguarda l'ordine nell'ambiente, l'ambiente della casa ordinata, l'ambiente di lavoro ordinato, su che effetto ha a livello chimico nel nostro corpo e anche che effetto chimico produce il portare a termine certe task in generale, che ne so, riordinare l'armadio. Però ricerche, diciamo, suddivise per genere a cui si potesse appoggiare alla lontana la De Mari, almeno non ne ho trovate personalmente. Poi se ce ne sono, per favore scrivetemelo nei commenti, che è sempre interessante scoprire cose nuove. Quando dico che non ho trovato niente, intendo proprio che non ho trovato niente né di affidabile né di farlocco, cioè non solo su riviste scientifiche o di divulgazione, ma neanche appunto su dei femminili, che ne so. Per cui non ho davvero capito da dove abbia ricavato questa che pone come un'informazione. Lasciamo però magari da parte per un attimo il discorso pretesa scientifica e assumiamo che quella espressa dalla De Mari sulla verità sia semplicemente un'opinione, la sua opinione. Lei ritiene che le cose stiano così. Come opinione ce ne stiamo, la accettiamo, quella è la sua opinione. Le donne ci sballano a scaricare la lavapiatti, gli uomini ci sballano a lavare la macchina e aggiustare la macchina. Va bene, la prendiamo come un'opinione. Facciamo anche finta che sia vero, quantomeno che sia vero per alcune persone, quantomeno sicuramente se è scritto questo articolo per la De Mari è vero e noi non siamo nessuno per mettere in dubbio la sua soggettiva e peculiare percezione di divertimento. La cosa su cui però immagino che possiamo essere tutti d'accordo sia che queste presunte o reali differenze non attengano strettamente a differenze biologiche. La specie non ha materialmente avuto il tempo di evolversi negli ultimi 100 anni, cioè dal momento in cui sono state introdotte gradualmente nelle nostre vite innovazioni come dispositivi elettronici. E tra l'altro questo è in realtà un grosso problema, perché se l'evoluzione fosse un pochettino più rapida ci risparmieremmo tante grane di salute. Per esempio è noto il fatto che gli smartphone, gli schermi in generale danneggiano la nostra vista, perché il nostro occhio non è abituato ad avere quel tipo di focus per così tante ore al giorno, non si è evoluto con quell'obiettivo specifico e prima che riusciamo a evolverci con quell'obiettivo specifico ci vorranno tanti 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 tanti
millenni tipo, per cui penso sia pacifico che non ci siamo biologicamente evoluti come uomini e come donne per trovare interessante aggiustare la macchina o svuotare la lavapiatti. Cioè non abbiamo ancora avuto il tempo proprio di farlo. Vi faccio un altro esempio, però questo esempio che vi sto facendo e questo discorso non prendetelo come divulgazione perché appunto non è il mio campo, e anzi vi invito, se ci sono medici o biologi tra voi, ad approfondire qui sotto il discorso, perché io potrei dire delle fesserie, però è un ragionamento ad alta voce che sto facendo con voi per completare quel concetto. Se invece è il vostro campo, mi raccomando, correggetemi se dico stronzate. Ormoni come l'ossitocina invece hanno probabilmente, più ragionevole supporre che abbiano avuto un ruolo anche in un arco evoluzionistico. Che io sappia, per esempio, infatti l'ossitocina è molto utile nel momento del bonding tra la mamma e il neonato, il bambino nelle prime fasi della sua vita, perché è quell'ormone amorevole, diciamo, che costruisce quel legame proprio a un livello chimico, per il quale diventa molto difficile per la mamma compiere una scelta razionale come regalare il figlio al vicino la prima cacca, anzi se lo tiene con sé, se lo cresce e se lo accudisce. In quel caso una risposta ormonale che è il corpo femminile in una situazione specifica è probabilmente stata molto utile alla conservazione della specie e all'evoluzione, perché accudiamo amorevolmente i nostri cuccioli. Ecco invece che lavare i piatti o pulire la macchina, al contrario di riprodursi, sono attività abbastanza recenti, introdotte nella nostra vita abbastanza di recente. Per cui sembra ragionevole supporre che se generano, ammesso che generino una diversa risposta emotiva tra uomini e donne, le ragioni di questa diversa risposta emotiva siano da ricondurre al contesto ambientale, al contesto sociale o alla formazione individuale della persona. Quindi, non volendo mettere in discussione il suo soggettivo sentire, se Silvana De Mari prova un'enorme gioia e soddisfazione a veder scintillare tutti i suoi piatti in fila sulla credenza, questo non ha a che vedere con il suo essere donna, ha a che vedere con Silvana De Mari, con il contesto in cui lei è cresciuta, con il contesto nel quale si è formata, con ciò che ha imparato le dava un premio, con ciò che ha imparato le dava una soddisfazione, con le lodi o con i rimproveri che riceveva lei o che ricevevano le altre persone che aveva intorno nel suo contesto familiare davanti a stimoli diversi, con il ruolo che aveva la donna nella società nell'epoca in cui lei è cresciuta, piuttosto che con il suo essere biologicamente donna. E attenzione, nessuno le eleva questa soddisfazione, anzi, se lei o qualcun'altra di voi con questa insopprimibile tendenza ha voglia di venirmi a trovare, vi prego, vi ospito, mericondatemi tutta, perché io quell'aria del cervello che urla ordine ordine proprio non ce l'ho, mi manca un pezzo. E non era una battuta, io vi aspetto, cioè se è una cosa che vi dà gioia, io questa gioia non ve la levo, anzi ve ne do ancora un po', venite a casa mia. C'è tanta gioia qui, tantissima gioia. Ma venendo al motivo per cui ho deciso di fare questo video e al pezzo che mi ha veramente triggerata, vi rileggo il passaggio in cui parla dei suoi nonni, solo quella frasetta lì. Mio nonno non si è mai permesso di andare a spiegare a mia nonna come fare il sugo e lei non si è mai permessa di spiegare a lui come si potano gli alberi. Il loro matrimonio è stato idilliaco. Questo passo mi ha toccato molto, soprattutto nella parola idilliaco, perché una persona a me molto cara ha vissuto una relazione, diciamo, da bei tempi andati, simile a quella che lei descrive. Sto parlando di mia nonna. Mia nonna ha avuto un lunghissimo e, a quanto io immagino, a quanto posso pensare, anche felice o sereno matrimonio con mio nonno, concluso poi con la vedovanza di mia nonna quando lui è mancato. Adesso sono mancati entrambi da un po' di anni. Visto che non ci sono più, che non c'è più nessuno dei due, per rispetto della loro privacy, della loro intimità, non vi darò grandi dettagli, vi do solamente un po' di contesto. Loro erano una famiglia del sud, emigrati a nord negli anni 60, emigrati a Genova dopo che l'impresa agricola, diciamo, che avevano era fallita al sud,
e mio nonno, il marito quindi di questa famiglia, aveva trovato vari impieghi come operaio, mentre mia nonna faceva la casalinga e nel tempo libero la sarta per il vicinato, piccoli lavori di sartoria, e cresceva anche le due bambine. Siamo negli anni 60 e la loro gestione domestica quotidiana era proprio quella che descrive brevemente Silvana De Mari, quindi c'era una rigida divisione dei ruoli che in realtà era stabilita sempre a monte da mio nonno. Ciascuno di loro aveva delle incombenze specifiche che erano quelle. Con tutti i suoi pregi, mio nonno aveva quella mentalità da padre padrone, questa è casa mia, comando io, eccetera. E non immaginatevi con questo situazioni di abusi, situazioni di violenze domestiche, situazioni drammatiche come purtroppo ne esistono, non c'era niente di tutto questo. Però potete immaginare, ecco, tutto quel corollario della situation padre padrone, che non si fermava al discorso lavori domestici, ma si estendeva un po' a tutto, anche al tempo libero della moglie e delle figlie. Pensate, solo un esempio per farvi un po' inquadrare: a casa dei miei nonni la domenica si giocava a scala 40, giocavano tutti, giocavamo anche noi nipoti con le carte da gioco, il doppio mazzo da scala 40, tutti tranne mia nonna. Lei non poteva giocare a scala 40, non poteva giocare a carte in generale, perché mio nonno sosteneva che lei non sapesse leggere le carte, non fosse in grado di imparare un gioco di carte. L'unico gioco che poteva fare era con un mazzo di carte napoletane, quindi quelle diciamo illustrate senza i numeri, era con i bambini piccoli 7 e mezzo, cioè quindi giochi molto semplici con il mazzo singolo di carte napoletane. Oppure ancora, a mia nonna non era permesso utilizzare dispositivi elettronici, cioè era mio nonno che usava, accendeva materialmente il videoregistratore, la televisione, tutto quanto, perché secondo lui una donna, e nello specifico mia nonna, non era in grado di utilizzare una macchina, un elettrodomestico. Gli elettrodomestici erano cose da uomini. Questo cosa comportava? Che per esempio se c'era da fare la lavatrice, mia nonna si smazzava tutta la parte del mettere la roba sporca, ritirarla, stenderla, stirarla, eccetera. Però ad accendere materialmente il tasto della lavatrice era mio nonno. Infatti uno dei ricordi più vividi che ho di mio nonno, come se fosse ieri, mi ricordo questa scena, gli ultimi giorni di vita di mio nonno, era a casa sua in poltrona, e ho questa immagine di lui che con voce flebile, molto stanco, era molto malato, dice a mia nonna: "Grazie, vieni che ti insegno a usare la lavatrice." E le ha letteralmente fatto vedere come azionare quelle due manopole di numero che componevano la loro lavatrice, e mia nonna che annuiva, che chiaramente lo sapeva fare da 60 anni, però non gli aveva mai dato questo dolore di dirglielo. Io così, serio? Cioè sta succedendo veramente questa cosa? Proprio la solennità di questo momento in cui le insegna a usare la lavatrice mi è rimasta molto molto impressa, e credo sia un aneddoto molto tenero, molto buffo, ecco, che però dice tanto del tipo di rapporto, del tipo di divisione dei ruoli, del tipo di gestione che c'era in quella casa. Idilliaco? Cioè, vogliamo veramente definire tutto questo idilliaco? Nel loro caso, nel caso dei miei nonni, magari sereno sì, nelle gioie e nei dolori che si possono avere in 60 anni di vita insieme, penso di poterlo definire un rapporto sereno, anche se non vivevo insieme a loro. Però idilliaco? Idilliaca per me non è una relazione che necessariamente dura 60 anni. Idilliaca per me è una relazione in cui entrambi i membri della coppia stanno bene e si sentono bene e apprezzati e stimati. Negli anni in cui è rimasta vedova, mia nonna ha cambiato prospettive su molte cose, è molto cambiata a lei, e vi racconto un episodio in particolare che li sintetizza un po' e che mi è rimasto impresso e si collega molto bene al motivo per cui leggere quelle righe per me è stato un piccolo trigger. La situazione era questa, vi parlo di una decina d'anni fa. Io ero in una relazione in crisi, cioè ero in crisi con il mio ex fidanzato dell'epoca. Era un po' un tira e molla, ogni tanto ci lasciavamo e ci riprendevamo, una situazione un po' così. Tutto questo mia nonna non lo sapeva, ma non lo sapevano neanche, credo, i miei genitori con chiarezza in quel momento, quindi non le poteva essere arrivata a voce. Però mia nonna era una persona molto attenta, molto sensibile, quindi si era resa conto, semplicemente vedendo me, che c'era qualcosa che non andava con il mio ragazzo. Un giorno era pranzo da lei, eravamo io e lei da sole, e
mi prende proprio in parte, si vede che vuole parlarmi e inizia a prenderla veramente tanto tanto alla lontana. Così alla lontana che la prima frase di quel discorso è stata tipo: ai miei tempi un uomo te lo dovevi tenere. Momento di pausa drammatica. Eh sì, ai miei tempi un uomo se ti sposavi te lo dovevi tenere, mica ti riprendeva poi la famiglia se lo volevi lasciare, no? E qualunque cosa facesse quest'uomo te lo dovevi tenere. Te lo dovevi tenere se ti tradiva, te lo dovevi tenere se ti metteva le mani addosso, te lo dovevi tenere qualunque fosse la situazione, perché a casa non ci potevi tornare. Poi mi guarda fissa, dritta negli occhi, e non me lo dimenticherò mai, ce l'ho proprio davanti in questo momento, e mi dice: Sara, oggi voi donne votate, voi donne, non si includeva neanche tra le donne che possono votare. Era come se per lei tutto quel treno del poter votare, anche se il diritto di voto alle donne era un qualcosa di avvenuto quando lei era ancora relativamente giovane, ecco, ma era comunque come se quel treno di emancipazione femminile per lei fosse passato e se ne rendesse conto in quel momento, ma volesse trasmettere a me invece: guarda che tu su quel treno ci sei, che voi donne potete votare, quindi se c'è una relazione che per qualsiasi motivo a te non piace, perché lui ti tratta male o perché ti sei stufata, nessuno ti obbliga a tenertelo, che è ovviamente una considerazione di una grande semplicità, anche di una grande banalità se vogliamo, ma pensate a da dove veniva e a da come è stata espressa. Voi donne oggi potete votare. Credo che quella frase lì dica tantissimo sulla presa di coscienza che aveva avuto lei rispetto ai tempi in cui aveva vissuto. E ripeto, non perché il suo matrimonio fosse infelice di per sé, il rapporto, ecco, ma perché certo per il tipo di struttura che c'era, per il tipo di struttura che vigeva in casa, per il tipo di mentalità che vigeva ai suoi tempi e nel luogo in cui era nata e cresciuta, certo non si poteva definire idilliaco. E quel dirmi "tu invece puoi votare", io lo prendo proprio come un non ci stare mentalmente in quella situazione in cui noi dovevamo stare, perché era la struttura, era quella, ma tu non ci devi stare mentalmente in quella condizione lì. Non puoi farti dire da qualcun altro che ti piace fare i piatti, non puoi farti dire da qualcun altro che cosa ti piace in generale, non puoi farti dire da qualcun altro se sai giocare o meno a carte. E leggere oggi una donna che scrive nel 2023 che il rapporto dei suoi nonni, in cui nessuno interferiva sul sugo, sulla potatura degli alberi dell'altro, era idilliaco, perché si rispettavano queste divisioni, perché si rispettava questa struttura biologicamente predeterminata tra uomo e donna, o presunta tale, a me fa un po' tristezza, perché vorrei veramente sentire che cosa ne penserebbe la nonna della signora De Maris se potesse accedere a tutta l'informazione che c'è oggi, se potesse assistere a ciò che fanno le donne oggi. Chissà quale sarebbe la sua opinione, chissà se lei definirebbe il suo rapporto idilliaco, perché io personalmente credo che mia nonna non avrebbe scelto precisamente quella parola. Io come sempre vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto di questo articolo, di discorsi che abbiamo fatto oggi. Vi rinnovo l'invito alla carineria generale, perché davvero non possiamo sapere come stia una persona che non conosciamo. Vi ricordo come sempre che se volete sostenere questo canale o gli altri progetti che porto sul web, ho una mia pagina Patreon che è un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa con i tarocchi, e vi ricordo anche che se volete sostenermi ma di scrivere non ve ne frega niente, è anche possibile abbonarsi al canale al costo di 99 centesimi al mese, e l'abbonamento vi dà diritto all'accesso a una chat di Telegram in cui chiacchieriamo, ci diamo anticipazioni, naturalmente sparliamo degli assenti, quindi sì, proprio di voi, e ho un contenuto esclusivo ogni mese che è Cartotrame. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia anche oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!